Sei triste, annoiato, hai la depressione. Guardati le pillole del caffè. Buon divertimento. Complimenti dottore, l'intervento è riuscito magnificamente, anzi gli interventi. Ecco, brava. La bocca non posso proprio lamentarmi. Il naso pure sta bene. Il seno, guardate qua. Bellissimo. Abbiamo fatto un bel décolleté, dai. Bellissimo, però un'ultima cosa dottore, vorrei farmi un ultimo intervento. Ancora? Mi vorrei operare gli occhi, li vorrei più grandi ed espressivi. Questo lo risolviamo in pochi secondi. Ah, mi operate subito? No, vi presento il conto. Eppure come mi diverto a pazziare con i piedi penzoloni, eh? I piedi penzoloni, ding dang, penzoloni. Infatti sono un uomo pensante. Pensante? Eh già, pensante penzoloni. Pensante penzoloni. Un po' di cultura, appunto, un po' di cultura. Comunque, maresciallo, sapete una cosa? Nella vita anche di casa serve tantissimo essere militare. Oh, vede, perché? Con mio marito, per esempio. Mio marito è abituato che io ogni giorno la mattina gli preparo il caffè. Oh. Ma gliel'ho detto, senti caro, la mattina non avrai più il caffè. Uè. Il primo giorno io non ho visto niente, il secondo giorno non ho visto niente, ma il terzo giorno è arrivato a me il caffè a letto. Ma perché io no? Eh? Ho detto al mio fidanzato, quando ti fai la doccia non devi buttare l'acqua per terra. Il primo giorno non ho visto niente, il secondo giorno non ho visto niente, ma il terzo giorno non c'era nemmeno un goccio d'acqua per terra. Hai visto? Beh, quando uno sa da far rispettare, sa da far rispettare. Io pure ci chiamata mia moglie, ho detto, bella, da domani le camicie le voglio piegate, stirate dentro al tiretto. Il primo giorno non ho visto niente. Il secondo giorno non ho visto niente. Oggi ho terzi otto. E beh? E abbiamo bene qualcosa. Zia, gentilmente mi potresti dire che ore sono? Non ti posso servire, nipotina mia. Non ti posso dire che ora è per il semplice motivo che hai schifo l'orologio. Vado a vedere in cucina. No, no, è inutile che vai in cucina, perché l'orologio non lo tengo in da cucina, non lo tengo in due soggiorno, non lo tengo coppa orario. Io schifo gli orologi. E come fai a vedere l'ora? Noi abitiamo in un quartiere popolare, in un condominio popolarissimo, ci stanno 150 famiglie. Quando mi serve sapere che ora è, sempre passo qualcuno e ci domanda. Scusate, sapete che ora è? E chi lo mo dice? Ma di notte come fai? Di notte tengo un trombone. Un trombone? A notte quando voglio sapere gli orari, piglia e suono un trombone. Suono trombone? Qualcuno sempre si scende e dice, chi è morto? Sono 2:35, ci vuoi fare un mese. Signora Donandia, chiedo scusa solo un attimo, voglio concludere un attimo questo discorso che stavo facendo con la mia assistente e poi sono subito a lei. Allora, dottoressa, le cose strane che succedono nelle famiglie. Voi siete una famiglia di persone istruite, ma vostro fratello veramente è un animale preistorico. Un ottuso, un ignorante che non capisce niente. Non lo dico con cattiveria. Voi lo sapete che faccio il dietologo ormai da 30 anni, ho avuto anche dei bei risultati. Io gli ho prescritto la dieta, ho detto mangia in bianco, mangia in bianco, mangia in bianco. Né chi lo va a casa se mangia uccesso. È possibile una cosa del genere? È soltanto un uomo ignorante che può fare una cosa del genere. Quindi chiedo scusa, adesso parlo con la signora Donandia. No, dite. Dottore, io volevo congratularmi con lei. Ecco, vedete, grazie, perché? Perché lei è un ottimo dietologo. La ringrazio. Pensate, voi mi avete la dieta 2 settimane fa. Sì. Ed io sono già dimagrita 3 kg. 3 kg in 2 settimane, è un boom, un record. Però devo dire la verità, dottore, io sto un po' nervosa in questo periodo. Non vi preoccupate, perché la dieta porta un po' di nervosismo, anche un po' di insonnia, ma il nervosismo lo porta sicuramente. Dottore, ma io ieri sera ho dato un morso all'orecchio di mio marito. E non vi preoccupate, non fa niente. A orecchi saranno massimo 40-50 calorie. Maresciallo! Dimmi, Manuela! E ditemi una cosa, siete contento per il regalo che vi abbiamo fatto tutta la caserma al vostro compleanno? Veramente sono lusingato, anzi addirittura ti dirò, mi sono anche commosso. Ah, veramente? Poi ci sta il tenente mi ha regalato questi occhiali. Io me li metto, però mi danno un po' di difficoltà, perché sono quelli là che si vede da vicino e si vede da lontano. Mentre vedo bene, vedo male, vedo bene, vedo male, certe volte, guagliaro, mi devi credere, perché mappino innanzi all'occhio.
Ah no, scusa, non era. Era Guaidarulo. Ma per quello che sono rimasto molto contento, è stato l'orologio che mi ha regalato mia moglie. Guarda, Emanuele, guarda. Bellissimo! È bello sì, veramente. Pensa, Guaidarulo, che questo orologio fa uno di tutto. Fa, conta le ore, conta i secondi, conta i minuti, tiene il calendario. Emanuele addirittura tiene la sveglia. Addirittura. Ma mi ha detto mia moglie che con questo orologio tu puoi fare pure la doccia. Emanuele, ma non ci credi. Ti faccio sempre chiesa e chiesa e non ci capito l'acqua, a Roma Ronni esce. Pronto? Carme, mi chiamate una volta, ti ho detto quando sto in servizio non mi devi chiamare, mi chiamate 5 volte. Azza, ma è vero che la moglie è il peggior nemico dell'uomo, ma tu siamo chi è il più scassacacchi del mondo? Ah, ma perché stai a niente, che è successo? Sono venuto i Mariola a casa, e i Mariola a casa del maresciallo. Ma che stai dicendo? Che stai una rubata? La pensione mamma te. Non ci piace. I Mariola hanno una faccenda. Sto contento perché a mamma ti ha schifo troppo assai. Troppo assai ha schifo. Maresciallo! Uè, guarda che voglio. Ci stai a camera la munnezza, tenimo la munnezza. Sì, sì, non tenimo assai, fanno gli, non ci serve. Guarda lui, ma a proposito di munnezza, ma tu hai la munnezza, la pava? Gesù, è come non la pava? E te? Questo è un omaggio mio. Grazie. Cioè, sì, che guagliare voi meritate. Maresciallo, troppa gente dice che noi carabinieri siamo ignoranti, che non andiamo a scuola, che non sappiamo leggere. Nella vita ci vuole la cultura. Dobbiamo leggere assai. Io sto leggendo un romanzo, si chiama I Promessi Sposi. È bello. Sì, è bello, lo conosco. Io invece sto leggendo Il Codice da Vinci, è molto interessante, ve lo consiglio. Io invece, maresciallo, sono letta la Divina Commedia, faccio quasi tutto a memoria. Brava, brava, mi fa piacere che tu ti leggi. La verità pure sto leggendo un po', eh? Sì, e che leggi? Sì, ma sto leggendo un libro giallo. E vi piace? La verità non tanto, perché è poco pallusile, non sa che nome, non sa che cognome, non sa che numero, nome, cognome, numero. Scusate, ma che libro è? Le pagine gialle. Ragazzi, diciamo la verità, noi siamo una famiglia, non abbiamo più quel pudore, ormai Manuela per noi è come se fosse un maschio, diciamo. Poi c'è la parità. Poi c'è la parità del sesso, diciamo in mala parola fra di noi, io a parità io sentirei in mala parola pure tu. Volevo fare una domanda un poco intima, diciamo. Manuela, tu quando fai l'amore, dopo come ti senti? La verità? La verità. Meglio. Bella, rilassata. Certo, la mattina. La mattina specialmente. Certo. Mette mano a breast, dici, ma non ci credo. No, io faccio, dici la verità. Io quando faccio l'amore da un periodo a questa parte mi sento stanco, mi fa male la schiena, mi viene un suono, non sai, forse sarà l'età, comincia l'età. Domandiamo Aldo che tiene che la trentanella ranne più assai me. Aldo, yeah. E tu quando fai l'amore come ti senti? Ma ci dice la verità, ieri sera, per la prima volta ci sei riuscito? No, ma riuscito, mi sembra una capapazia. Sto dicendo una cosa seria. Mi sono impressionato perché sono andato nel bagno, mi sono guardato e mi sono visto un testicolo rosso. Ma che sarà? Come che sarà? In una palla di riserva. Non vi preoccupate, subito ci richiamo sul posto, subito. Tutti velocemente vicino a me, piano, dobbiamo andare a via Toledo, dobbiamo recarci subito, dobbiamo andare a sventare una rapina. Sì. Quanti ne siamo in caserma? 16. Benissimo, 16. Che macchina prendo? Siamo 16? Sì. La Panda 4x4. Papà? Senti papà, ti devo dire una cosa. Dimmi a papà. Però senza che ti incavoli, oggi combinate una serie guai. Una serie guai? Che fa? Ti ricordi a Maria la mia ragazza? È incinta, dimmi. Che mi si incinta? Sì. E l'unica cosa che ci vogliono 5.000 euro. 5.000 euro? Mannaggia cavatoi, mannaggia. Lucia, l'amica di Maria. Che la bella piccerella, la bella voglia. Che la piaceva pure a me. Oggi mi si incinta pure a quella. Mi si incinta? E ci vogliono dare 5.000 euro. Che lo si dice, ovvero, quando i figli fottono i padri sono fottuti, ovvero. E poi che hai fatto? Elisa, l'amica di Lucia, è incinta pure che là. E mi si incinta pure?
Pure anche là devi sentire. E ci vogliono altri 5.000 euro. Voglio, ma tu mi sei coscio di un bancomat a papà. Ma tu fossi scemo. 3 loro 15.000 euro. 15.000 euro. Ma devi dare un'anza a luce, se no ti pigli la mazza. Grazie, papà, grazie. Grazie, grazie, oh, grazie. Passa di mare a pigli i soldi. Mannaggia, sì, luce, mannaggia. Papà. Papà, ti devo dire una cosa. Senza che ti incavoli. Pure tu, papà, che è successo, eh? Papà, sono incinta. Assa fame, roba. Ma buscamo una cosa di soldi. Avanti! Dottor! Signor Aldo, ma che roba è? Parlate un poco pure con la bocca! Dottor! Tengo una diarrea! Ma parecchia! No, fuo culo! Oh, anime Dio, quando la parola c'è una parola? Oh, scusa, Telefonata. Quanto ti costa una telefonata? Una telefonata? La trombatella. Quanto mi costa una telefonata? Per l'Inghilterra. Quanto ti costa una telefonata per l'Inghilterra? Che la lingua che tieni tu? Sparagni qua assai si ci vai proprio a vicino. Alessà, che c'è? Il fatto è imbarazzante. La figlia nostra, mo fa 8 anni, va a terza elementare. A maestra si deve cominciare a parlare con la bambina di sesso. Ha detto dovete cominciare voi a casa. Tu sia mamma, si fermano con maestra, spiegalo qualcosa tu. Non voglio sapere proprio niente, mi metti scuorno e ci parlo tu, ma me ne vaga proprio. Tu sia mamma, tu sia mamma, tu ci hai parlato. Guarda che luogo, si sciambazzì. Noemi! Noemi! Vieni a papà, ti ha già spiegato la cosa, vieni qua! Noemi a papà, vieni qua! Dobbiamo parlare un poco di sesso. E papà, si sa già spiega qualcosa, ambresso, ambresso, che mi gioia a fo' bagno. Nenè, però voi mi mettete in difficoltà così. Tu cerchi sempre permessi, tu cerchi sempre permessi. Non ve ne dovete abusare con una mia puta e una di mie figlie. Perché gli altri carabinieri giustamente si lamentano. Cioè, la figlia è puta e contenta sempre. Faccia la permessa a tutto quanto. Ma c'è su per tenere le giornate sana sana, che si sente sposare un mese che tratta. O chi lo vuole, come si chiama? Amedeo dei Samentis. E si sto facendo una ristrutturazione a tutta la casa. Ma dai, ci mi sei divanette, ci ha già cantato il buffo che ti piaceva a te. Ah, bello, bello. Quello là bianco. Bello. Chi se l'ha scelto Manuele? Sì. Non te l'avevo mai detto, ti aveva fatto una sorpresa. Poi non è a papà, non vado a spese, perché usa lotti alla faccia della casa, deve essere la cosa più bella. Voglio mettere il pavimento che a me mi piace assai. Costano un sacco di soldi. Costano un sacco di soldi, è difficile la manodopera, però chi lo fa una bella figura. Aspetta, mi ricordo come si chiama, Quagliarulo, so. Io prima facevo provocatore. Quagliarulo! Comandi, maresciallo, buongiorno. Quagliarulo, dimmi una cosa, io mi ricordo che tu prima sei venuto all'impresa di pizza. Sì. Chi... Quagliarulo non vada a spesa, ci piace un anzino, lo voglio mettere per forza. Sì. Come si chiama chi lo pavimenta di legname? Per qui mi piace. Uffa, secondo me è meglio il passato di verdura. Ti sto dicendo che è meglio il pesto. Passato di verdura è meglio. È meglio il pesto. Passato di verdura è genuino. Quagliarulo, è meglio il pesto. Io sono una donna, cucino, lo so. Passato di verdura è il migliore. Domandiamo al maresciallo. Domandiamo. Maresciallo? Voglio è una cosa incredibile. Ma pari di creatura, facite sempre questo, fa appiccicate sempre. Che è successo? Sempre esse, eh? Sempre tu. No, è sempre lui. Vabbè. Maresciallo, voi siete un uomo di esperienza. Sì. Com'è il passato di verdure? E che ce vuoi? Io verdurai, tu verdurasti, egli verdurò, noi verdurammo, voi verduraste e si verdurarono. Capito bene? Ma che cos'è? Passata di verdure. È passata là tutte e due, io passate verdure, buon magni. Per favore, non faccia entrare più nessuno, devo studiare questi appunti, io non posso vedere più nessuno. No, signora, dottoressa, mi dovete fare la cortesia. All'ultima visita la dovete fare, è un caso umano. Non voglio vedere più nessuno. Quando vi voglio bene, è una persona anziana con i capelli bianchi, fa una tenerezza e fa spartolo corto.
ha detto che... pure vecchio, come pure in mappa. Un po' di umanità, dottoressa, siete così buono, com'è che stamattina state così cattiva? Devo fare un esame. Facciamo quest'opera di bene. Un povero uomo che ha detto che lui sarebbe disposto a spendere fino all'ultima lira della sua vita pur di vedervi un solo attimo. Pur di vedermi pagherebbe qualsiasi cifra. Qualsiasi cifra. Qualsiasi! Purché riesce a vederla. Fallo entrare. Prego! Mannaggia che lo porco giù di Steven, grazie a Dio a Napoli mi feci. Ha già voluto fare carriera e me ne sono venuto in America. Mannaggia a e mi hanno condannato alla seggia elettrica. Speriamo che questa avvocata ha combinato qualcosa di buono. Ui, lui, sta venendo. Avvocato, venite, assettate. Buongiorno, buongiorno signor Aldo. Mi avete portato qualche bella notizia? Signor Aldo, voi siete un uomo fortunato, vi siete servito da un grande avvocato. Lo so, un grande avvocato. Dite. Dicitemi una cosa, signor Aldo, perché io sono riuscito a ottenere, A che ora c'era la vostra esecuzione domani mattina? Alle 6. L'ho fatta spostare alle 6:30. Ho potuto fare altre 4 ore sonno prima di passare al sonno eterno. Mi stava dicendo che ha avuto una promozione da poco. Sì, sono diventato maresciallo, però la mia carriera finisce là perché non ho titoli di studio, quindi a maresciallo mi ha già fermato. È fornuta la birra. E voi invece siete capitano? Io sono medico per questo. Non le dico che noia quando bisogna visitare i militari. Chi lo so assai? Ma so assai, ma poi stanno sempre malati perché vogliono tornare dalle famiglie, avete capito? Hanno ragione. Scusate, telefono. Pronto? Che vi stavo dicendo? Ma insomma, tutte 100 militari, tutte 100 con le emorroidi. E va bene, spennellate di iodio sul posto. A tutte 100, sì, spennellate di iodio sul posto. Avete visto che noia? Veniamo a noi. Ma voi perché state qua? Chiedo scusa. Tengo una tonsillite, tengo 2 tonsille gonfie con 2 mele. Le tonsille? Oh! Spennellate di iodio sul posto. Ah, e potrei chiedere una cortesia? Prego. A Macaro, potete cagnare per niente. Aldo. Ma che è Oscar? Aldo sta rovinato. E vedi, ma che è successo? Aldo sta rotto. Mannaccia capatosi. Sono in crisi d'astinenza, tu mi sei male. Mannaccia capatosi. Aldo. Ma già hai appigliato una dose. Oscar. Ma pensa a tua figlia. Aldo. Io non ne posso accattare uno, come ne accatta due. Aiuto, sto morendo, non ce la faccio più, guarda qua, sono un pezzo di ghiaccio. Non ti preoccupare, sei stata sempre così, sempre un pezzo di ghiaccio. Il dottore come ha detto che mi restano poche ore da vivere. E allora dimmi una cosa, o che sto morendo me lo puoi dire, non posso fare niente. Ma tu mi hai tradito mai? Oh, vedi, poi lo dico a te, e se tu non muori. Vediamo, non baciare in punto di morte. Una cosa però te la già ricerca, tanto sto morendo, la coscienza da sta a posto. Io ha già morito tranquilli, in pace. Io t'ha già tradita, o sai che t'ha già tradita? E come, non lo saggi, e se no che te la andava a fare? Dottore? Sì? Io ho problemi con il ciclo. Signore, non potevo venire a metropolitana. Dottore, un baziato, con il ciclo delle donne. Chiedo scusa, signore, chiedo scusa. Sapete che cos'è la stanchezza? Sto faticando a stamattina. Ogni tanto perdo un colpo. Dottore, non me ne parlate. Ho già faticato tutta la nottata. E sto facendo questa ormai da anni. Tutte le notti mi esana via. O fridda, o chiovere. Che faccio a ricerca più? Pure il rota appicciata, va. Signore, scusate, sarà la stanchezza e me non mi raccapezzo. Ma voi che mestiere facite? Dottore, non si è capito, faccio la prostituta. Vabbè, signore, non vi vergognate. E quando state a tirannazza la famiglia, ogni mestiere è mestiere. Ecco, mamma fa. Insomma, dottore, aiutatemi, mamma, voglio bene, vi sto dicendo. Io ho problemi con il ciclo. Signora, durante il ciclo avete molte perdite. Ah, faccio. 2000 euro a notte. Dottore, mi dovete aiutare, sto passando un guai. Aldo, non ti preoccupare, io prima di essere medico sono amico tuo, ti do del tuo, come vedi, e ti aiuterò in tutto e per tutto. Dottore. Ma che signore ha finito? Danno lavare l'acqua, Aldo. Ma signore, dottore, mi sto inguaiato.
Stai guardando la raccoalice, ma che fai? No, dottore, dottore! Ah, ci capite, te fa male la capa! No, signore, dottore, no, signore! Crea depressione, malinconia, crea! Niente, dottore, se non stanno cadendo tutti i capelli, la capa appiessa, appiessa! E leva da loco, che mia mamma mi ha scopato in dentro! Nè, papà, oggi è sabato e tu vuoi andare in discoteca. Io già sto preoccupato perché sabato si stanno la gente prima che mi sapì, in questa discoteca si pigliano anche caina, la cocaina, si pigliano quelle pillole che fanno vedere i mostri, hai capito? Io mostro che tutte le sere, quando vengo a mamma, te non mi piglio manco la pillola. Quindi ti voglio dire, mo che esci, mi raccomando, nelle mie preoccupazioni c'è sta pure il fatto che esci con una murata tua, che mi hanno detto che non voglio proprio la palletta, mo che fammi una iola. Ma quando mai, papà, è un bravo ragazzo. Però sai che fammi una iola, chi è grosso, si piccitello, chi se ne abusa della tua ingenuità, perché tu sei ingenua, papà, hai capito? Ah, allora fino a che ora, un asillo, dammi un cillo pure, un asillo. Fino a che ti vuole abbracciare, abbracciamocelo pure, luce luce, papà, luce luce. A parola mia, se chi l'allonga in mano, devo mettere in mano il culo. Fino a che ti accarezza un poco e mette una mano in coppa alla spalla, una mano in coppa alla rinuccia. Facciamocelo fare pure. Ma manchi cane a papà ti avesse a mettere la mano proprio in mezzo alle gambe. Te lo dico in italiano, la mano in mezzo alle gambe. Fai piangere a papà, hai capito? Fai piangere a papà. Vai, vai a discoteca e non fare tanto. Non ti preoccupare. Mi raccomando, non fare piangere a papà. Papà! Yeah. Yeah. Papà, sveglia! Yeah. Sono io! Oh, bene, Emanuele, papà, vedi, papà ha fatto la notte, sono di mare per ti aspettare. E sono tornata. Fatti controllare, guardami in dipolo del duccio, papà, vedo gli occhi spiritati, Emanuele. Ti sei pigliata la cocaina? Sicuro? Giuro, no. O pinello che fai a mamma della là in bosco, no? Non l'ho pigliato. Bravo, papà, bravo, non mi... Parliamo un po' del fidanzato tuo, Emanuele. Non ridere, non ridere, fai tucchini. Il fidanzato tuo ti ha dato qualche bacetto? Sì. Qualche bacetto, luce luce, oh, in casa dama. Luce luce, eh? Ti ha toccato, Emanuele, ti ha toccato. Emanuele, non me l'hai uno schianto, papà, non mi fai piangere. Emanuele, ti ha messo pure la mano in mezzo alle gambe. Sì, papà. L'hai visto? Io ho fatto piangere il papà, E quando chi ti dà mi sapevano i miei secchi, ma noi, tu che hai fatto, papà? Papà, se l'hai messo pure, chiagno papà e chiagno pure patata. Bravo, papà, mi lo fate anche la faccia, bravo. Oscar, ma tu sai a casa mia non comanda proprio niente, sono proprio succo per mia moglie. Non riesco a dare un ordine che non mi sta a sentire proprio. Ah, mi dispiace per te. Io a casa mia quando do un ordine sono stato a sentire come un generale dei carabinieri. Piada a te. Servito come il prete all'altare. Io tutte le sere alle 9 precise dico, moglie, acqua calda nel lavandino. E lei subito lo fa. La sera dopo alle 9, moglie, acqua calda nel lavandino. E immediatamente mi riempie il lavandino di acqua calda. La sera dopo ancora, moglie, acqua calda nel lavandino, un lavandino pieno di acqua calda. Scusa, Oscar, ma tutta questa acqua calda che te ne fai? Ma perché? Tu i piatti lavo con l'acqua fredda. Oscar, da già dice la verità. Eh? Io sono sposato da 10 anni e ogni giorno che passa è felice, sempre più felice. E tu? Ah, tu da già dice la verità. Pure io e mia moglie siamo stati felici 20 anni. E poi? E poi ci siamo conosciuti. Hai visto? In pochi minuti ti si scrutate i wire. Grazie alle pillole di Oscar Di Maio.